Buonasera dal Sarocco di Capodimonte e Mondialito, settima edizione. Napoli batte Milionagos 10-5, migliore in campo, Antonio Sorbello consegnava la medaglia. Visto non è venuto proprio Sorbello. Antonio, partita molto equilibrata nel primo tempo, molto squilibrata nel primo tempo. 3-0 da parte vostra, subito siete partiti bene. Nella ripresa più equilibrata, loro vi hanno messo molto in difficoltà, soprattutto negli ultimi 10-15 minuti. Marco ha fatto delle parate davvero bellissime, e anche saporite. 3-2 subito, poi 4-2, 4-3, è stata una partita tirata, dopo avete allungato in contropiede e vi portate i primi 3 punti a casa della competizione. Beh sì, diciamo che all'inizio la partita era... All'inizio era più equilibrato. Un po' squilibrato. Nel senso che voi avete avete meritato, diciamo, i primi gol iniziali, perché loro stavano un po' bloccati, voi subito siete partiti bene. Sì, diciamo che all'inizio stavamo un po'... Essendo appena iniziata la partita, ancora ci avevamo fiato. Poi dopo ci ha un po' sopraffatto la stanchezza, ancora dobbiamo fare rotaggio. E quindi si andava un po' in difficoltà. E poi invece sull'ultimo loro si sono un po' disuniti, e quindi abbiamo potuto dilagare, diciamo, sul risultato. Sì, perché durante la gara, tra fine primo tempo e inizio secondo tempo, molto, 15 minuti, loro hanno messo davvero molto, molto tosta, perché comunque stavano bene loro fisicamente e noi invece abbiamo un po' riusciamo a spezzare il fiato. E niente, poi alla fine loro si sono disuniti, hanno cominciato a litigare un po' tra di loro, e quindi abbiamo potuto approfittare di questa situazione. E siamo andati, diciamo, abbiamo tirato un po' il risultato. Tu Bomber hai fatto 5 gol, punti a qualcosa di personale quest'anno, dato che... Ho una scommessa aperta col portiere, ogni volta che faccio più di 4 gol ho una Gatorade, quindi punto a questo, diciamo. Chissà, non vuoi dire qualcosa tu dalla tua... No, sono contento per la prestazione della squadra, finalmente incominciamo un po' più a capirci nei passaggi, siamo venuti un po' meno nella prima fazione del secondo tempo, c'è stato un piccolo calo fisico, però per fortuna ci è andata bene. Mi fa piacere per Antonio, che ha saputo mantenere la promessa, perché sapevo che l'avrebbe mantenuta. Quindi fa piacere per questi 3 punti. Devo dire che il lavoro, quello sporco, l'hanno fatto lui e Valerio, diciamo, difensore centrale. Sì. Diciamo, grazie a loro ho potuto pure divertirmi un po' più avanti, perché comunque sono stati... Diciamo ci ha fatto un po' più respirare Valerio. Ci mancava. Va bene, la dedica finale, chi la facciamo? La dedico a Dimitri, che sta in vacanza, perché purtroppo non sa come spendere i soldi, ogni tanto sta in vacanza. E poi la dedico a Jenne, che finalmente è riuscito a segnare dopo 4 tornei. Senti, ma Dimitri ha inventato la scusa del ginocchio fatto male? Sì, in realtà dice che doveva andare a fare una visita dall'ortopedico, ma ho visto che si è attaccato a Barcellona. Non so, forse che non è un buon ortopedico a Barcellona. Secondo me non l'ha preso in Barcellona. Va bene, complimenti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.